linea pelle è un pezzo importante di questo nuovo tavolo della moda che chiama Comitato Moda Accessori. Noi stiamo vivendo un momento di incertezza e poi è l'incertezza mondiale che tutti noi sappiamo. Momenti come questi ne abbiamo superati. Siamo qui pronti all'inaugurazione della 69esima edizione di Linea Pelle 1981, quindi sono 35 anni e questa fiera vive e vive bene. La Conceria Italiana, innanzitutto, i numeri parlano. 65% della forza europea, 20% della forza mondiale. Importiamo il 90% della materia prima e ne esportiamo il 75%. Questi numeri già dicono che siamo bravi. Noi puntiamo molto alla qualità, maniacalmente, molta innovazione, molta ricerca, molto servizio ai clienti, perché i clienti sono veramente la forza che ci trainano. Le prospettive sono positive perché l'industria che espone a Linea Pelle rappresenta un'eccellenza in tutto il mondo, perché aiuta a produrre manufatti con un marchio, quello del Made in Italy, che indubbiamente piace ai consumatori di tutto il mondo. E questo Made in Italy rappresenta una creatività, una eleganza insuperate nel mondo, e in più aggiunge valori, quel rispetto dell'ambiente, quel rispetto della società che noi definiamo in una parola sostenibilità. Linea Pelle sostiene anche Camera della Moda, il nostro partner da quest'anno, sostiene un concorso che facciamo con le scuole. Ogni anno invitiamo le scuole di design a presentare i lavori appunto del diploma di questi giovani. Una bella storia in cui tutti i giovani dell'ultimo anno fanno vedere i loro lavori, gli uffici stile vanno lì a conoscere i giovani, molto spesso trovano lavoro in questa giornata. Stiamo lavorando bene, devo dire che in questo anche il lavoro che sta facendo il governo è un lavoro che ha un'effettiva ricaduta positiva sulle nostre aziende e sul nostro settore.